Devo farlo? Vai. Lunedì ho mal di gola, ma tanto non è che dobbiamo girare 19 pagine di confessionali e quindi vuol dire che per le prossime 2 ore dovrò parlare ininterrottamente. No, infatti questo bellissimo set, acchittato qua dal maestro, non è per i confessionali, vero? Ma va qua che robetta, si vede che finalmente abbiamo un videomaker. Tranquillo Albi, non volevo sminuirti, non volevo sminuire quando facevi te le luci. Bastardo, tu stai cercando di creare scompiglio nella unit, eh? Si parte, boom, abbiamo finito, ci abbiamo messo 4 ore anziché... Ho messo 4 ore. Come no? Ci abbiamo messo 3 ore e mezza. Perché sto salendo? Io non devo salire. Ci vediamo raga. Ciao. Ciao. Devo scappare perché alle 7 devo essere ad un evento. Sono le 6:57. Dai. Ok, ce l'abbiamo fatta. Ci siamo. Io mica avevo capito fosse una cosa così seria. Il fatto di vedere Valerio vestito così fa sentire molto più a mio agio. Grazie guarda, Valerio. Non sono vestito. Avete sbagliato l'outfit. Però facciamo il video col macchinario super. Il volto. Dobbiamo facciamo una mossa. È già fare qualcosa di stupido. No, io non mi metto a sta roba. No, facciamo i fighi. Dai, dai. Vabbè, tu fai il salto. Andiamo fino lì e poi io salto. Mi salti in aria. Io salto in aria. No, e poi andare in avanti. No, no, salto in aria. No, via. Bello, bellissimo, originale. Ecco, non ci sono. Ti ho oscurato la scena. Ma raga, che stile. Che stile. Guarda che roba. Mi sento fighissimo. Abbiamo fatto il video e adesso andiamo nella zona aperitivo. È la prima volta che entro al teatro Pizzini. Io qui mi sono studiato, ho fatto scuola di teatro. Guarda come faccio il nero. Vuoi vedere il giallo? Vai. Era un po' più bianco questo. Che bello. Sì. Un'arena di gladiatori. Ma ti ho detto che ci hai studiato. Non ci sono mai stato qui. Mi hai mentito. Fighissimo sto posto, fighissimo. Io sono qui solo per Annalisa. Buonasera a tutti. Mi sento come il pubblico di Ciao Darwin. Parla di me! Contento? Sentissimo. Anzi. Mezza foto. No, no, lo dico perché potrebbe vederlo mia moglie. E finisce così, con dei panini su una panchina col buon Valerio. Panini vegani però, è proprio Milano questa. Fine giornata. Martedì, ho scritto qualche reel, sono degli esperimenti. I contenuti lunghi, so come funzionano, ho un mio stile, ok? I contenuti shorts sono ancora un po' un mistero per me, ok? Conosco il linguaggio, so come funzionano, però sento di non avere ancora trovato una mia identità. E quindi sto provando varie cose per vedere un pochettino qual è la tipologia di racconto che più mi piace e che più sento mia. Comunque, voglio fare una cosa che non faccio da un po' di tempo: aprire una bustina Pokémon. Codice per voi. Vado via veloci. La rara, eh? Ah, non è né full art né niente. Non... Vabbè, dai. E devo mettermi a fare la valigia perché domani si parte per Amsterdam. Come ogni volta non ho idea di cosa portare. Butto robe a caso. Molto ordinato, il mio armadio. Ottimo. Boom, chi c'è c'è, chi non c'è, pazienza. Andiamo a finire Uncharted 4. Che puzza che c'è qua. Sembra muffa, ma non capisco da dove arrivi. Io qui non vedo muffa. Dove potrebbe essere? Boh, guardato ovunque. Vabbè, giochiamo. In realtà non so se riesco a finirlo, perché sono già le 8. Mannaggia. Oh, non l'ho finito. È lunghissimo sto gioco. Comunque, stasera niente pizza dinner, perché i prossimi 4 giorni non penso mangerò bene. Quindi un pasto salutare ci sta. Fine giornata. Ancora 2 minuti e andiamo via. Eccoci arrivati ad Amsterdam. La stampella è un grande spoiler del superfare che gireremo domani. Can I buy 3 tickets please? Yeah, it's for the video, sorry. Io sono qua con tutte queste valigie. Gli altri due sono entrati a comprarmi una sedia. A quanto pare potrebbe tornarmi utile domani. Va bene. Vai Joe, striscia la carta. Con che nonchalance che cammina qua dentro. Cliente abitudinale. Può cortesemente chiedergli di uscire, grazie. Questo è un momento importante. Il buon Joe qua è celiaco, quindi ha preso un panino e ha chiesto che gli venga tolto il pane. E ce l'abbiamo. Cosa c'è? Sulla fetta di carne? Io l'ho sottiletto. È frizzante? Io prendo il tè perché non mi piacciono le bevande frizzanti. Tè alla pesca, frizzante. Ma perché? Il tè non dovrebbe essere universalmente non frizzante. È tornato. Fallo uscire, Joe. Fallo uscire. È andato?
Grazie. Comunque il tè frizzante è proprio una cosa da criminali. Era disgustoso, non sono riuscito a finirlo e adesso ho setissima. Che succede? Navigatore. Ah, al ponte a sinistra. Ma adesso dobbiamo fare una cosa più importante. Il room tour. Andiamo a fare il check dell'albergo. Ma che carino. No, un distributore di pizza. Uè, qua abbiamo il content. Sai che l'ingresso così sembra la cabina della nave? Allora, qui, allora, i letti proprio da... Sembra Riccioli d'Oro e i Tre Orsacchiotti, i letti messi così. Una carta da parati molto carina. Qua abbiamo l'angolo salottino, l'angolo drink beverage, asciugamani. Come si chiama questo? Armadio? Vista su, vediamo. Ma... Raga, ma la vista è sulla reception. No, da qua vedi il distributore della pizza. Possiamo fare una ripresa spettacolare da qua. Pazzesca sta cosa. Dai, andiamo a vedere il bagno. Il bagno è carino, eh. È un bello stile. Stanza approvata. Mettiamoci al lavoro. Dobbiamo andare a prendere un po' di props che ci serviranno domani. Questi qua sono dei bagni pubblici. Fanno un po' schifo, è vero, però sono molto comodi e ovviamente verranno aggiunti e recensiti su Where is the Toilet. Abbiamo altra acqua? Grazie. Sono le 8 e questa è praticamente la prima acqua che beviamo in tutta la giornata. Ah, mi sento rinato. Siamo venuti a prenderci da mangiare da questo kebabaro perché sono le 10 ed è tutto chiuso qua in zona. E mi sono preso questa Coca-Cola alla vaniglia. Vado subito a fare una reaction. Sembra di bere Coca-Cola per bambini e Coca-Cola al gusto Natale. C'è qualcosa di sbagliato? Però non ho sbagliato che ti piace. A me non piace la Coca-Cola, quindi... Sì, è vero, è una Coca-Cola più morbida. Ah, adesso andiamo a mangiarci questa delizia in camera. Perché anche questo locale stava chiudendo. È tutto chiuso qua. Ma dove siamo finiti? Andiamo. Però, dai, tanta roba. Il vero problema di questo pasto, a parte la tristezza, è che c'è una puzza tremenda. E questa stanza non ha finestre, quindi... Contando 33 euro in tre per essere ad Amsterdam. Non è male, è andata bene. È una bella scena per festeggiare le riprese di domani. Buona fortuna, ragazzi. Amici, mamma mia, quanto è comodo sto letto. È morbidissimo. Siamo giunti al termine di questa giornata. Oggi era la giornata facile. Siamo stanchi morti lo stesso. Ma com'è possibile? Non oso immaginare domani, ma... Purtroppo voi domani non lo vedrete. Quindi adesso la giornata qua finisce e per voi sarà direttamente venerdì. Abbiamo finito in questo momento le riprese dell'esperimento. Che impresa assurda. Guardate la mia testa, è tutta deformata. Spero che torni a posto perché così è orrenda. Com'è, Gio? Che video. Siamo in una location pazzesca, ragazzi. Si abbandona già Zanze Chance. Gli altri due sono tornati in centro in motorino. A me tocca prendere il treno. E quindi mi sono preso questa roba per colazione. Siccome qua c'è un buonissimo odore di cioccolato, perché vedete quella cosa là? È una fabbrica di cioccolato. Che bomba. Mamma mia. Dentro c'è la cioccolata col cioccolato fuso sul fondo. Siamo tornati ad Amsterdam. Mi sono ricongiunto con la squadra. In realtà non abbiamo propriamente finito. Adesso dobbiamo fare delle riprese di coperture della città. Però non so se riusciamo a farle subito. Dobbiamo riposarci un po'. Siamo tornati in stanza. Devo farmi una doccia che ne ho estremamente bisogno. Sono le 12.46. Questi due dormono. Non stai dormendo? No. Ah, fa le finte. Vabbè, io mi faccio un sonnellino. A dopo. Siamo in uno stato pietoso, però siamo venuti in centro che avevamo una commissione da fare e adesso ci prendiamo le patatine fritte tipiche. Vero, Gio? One mix with plus fry. Che belle! Buone, approvate. Eravamo tornati qua in stanza per riposarci un pochettino. Tra l'altro nel mentre ho fatto un reel sulla pizza. Non vi dico nulla, vedrete poi il reel. E adesso usciamo a cena. C'è stato poi nel mentre una specie, esplosa una bomba qui dentro. C'è un po' di casino. E questa forse è la zona messa meglio. Sì. Ma dove ci hai portato? Siamo in un locale super tradizionale, così vanta. Abbiamo preso del cibo tipico. Questo è del pane con anguilla. Questi formaggi olandesi. Tipici olandesi. E qua abbiamo la portata principale, salsiccia, con tre tipologie di purè. Sabato, la giornata di ieri è finita un po' bruscamente. Si è scaricato il telefono. Ma che cazzo dici, si è scaricato il telefono? Stiamo andando in centro per fare un po' di coperture. Quelle che dovevamo fare ieri erano troppo distrutti, non le abbiamo fatto, le recuperiamo oggi. Tanto avevamo già questa giornata preventiva. Però come prima cosa andiamo da Dunkin' Donuts, che voglio mangiarmi una ciambella vegana. No, andiamo da Coffee District. Ma io proprio una ciambella vegana. Hai già pagato? Già pagato. Mi sono preso un tortino vegano alla banana.
buono. Caldo sarebbe stato meglio però. Ed è arrivato anche il chai latte. Ma che stile, bellissime queste tazze così. Approvato. Però vorrei anche il Dunkin' Donuts. Copertura Vondel Park fatte. E adesso andiamo in direzione musei. E anche zona museo abbiamo fatto le coperture. Possiamo andare a mangiare. Come si chiama questo museo? Rickensrand. C'è una R, c'è una B e c'è una J. C'è questo posto, Bulldog Palace, che qualcuno ha aggiunto su Where is the Toilet. Voglio entrare e recensirlo perché sarebbe la prima volta che recensisco un bagno non aggiunto da me. Queste ladies? Ma che cos'è? Men. Ok. Ecco, vedete, tipo qua le recensioni erano sbagliate perché è segnato come free, in realtà costa 50 centesimi. Poi in realtà io non avevo la moneta, non ho capito cosa è successo, mi ha fatto andare comunque. Mi fa, me li dai dopo, non so dopo quando, perché non so quando ritornerò lì. Questo è un altro discorso. Ma dall'app c'è proprio segnato, le informazioni sono corrette, sì no. In questo caso segni no e segnali cosa c'è di sbagliato. Thank you. Va qua che robetta. Non so dove appoggiare la roba, ragazzi. Io ho messo la mia bibita sull'altro tavolino. Così, to, fatto. Proseguiamo il nostro tour alla ricerca di begli scorci da immortalare in video. Questo è bello. Questo ponte è stampato in 3D. Si vede dalla texture. Fighissimo concettualmente. Potevano carteggiarlo un po', però vabbè. È giunto il momento. Ok, vediamo. Adoro quel posto perché ha le ciambelle vegane. Non mi piace quel posto perché non ha il bagno e sono molto lenti. Dopo con calma me le mangio. Abbiamo fatto tutte le coperture e questo vuol dire che abbiamo ufficialmente finito le riprese. Possiamo tornare a casa. Gio, cosa hai nascosto nelle scarpe? Ho tutto a caso un ricordo da Amsterdam, non l'hanno trovato, mi sa. Tra l'altro non mi sono ancora mangiato le Dunkin' Donuts che tanto volevo, perché essendo vegane può mangiarle anche Letty. E quindi ho pensato potesse essere carino mangiarle insieme a lei, anche se ormai sono le 11, un po' tardi. Vabbè. Sì. Ma sono vegani? Sì. Uno ha il burro d'arachidi e l'altro non lo so. Buono. Ma cos'è questa posa? Fine giornata? Me lo dici te? Fine giornata. Sono ancora mangiabili? Buono. Se fosse stato burro d'arachidi in vero? Era più buono. Sì, però non è male. Sono forse un po' tanto dolci, Non so se hai fatto vedere. Un po' fritti. Stiamo andando in Gaulenti, che c'è il festival del circo, qualcosa del genere. Non lo so, magari carino, vediamo. Qua c'è tutto il programma con tutte le attività. Ci sono un paio di spettacoli che riusciamo a vederci. Là c'è una banda che suona e là ci sono dei tizi sui trampoli. Festival super carino. Prima di andare a casa però voglio passare da Lego perché voglio prendere il passaporto. Che bello questo, non c'era l'ultima volta. Scusate, io volevo fare il passaporto Lego. Dai, è troppo bello. Grazie. Mi mette la foto, Che la roba figo. Seria. Ed ecco qua il nostro primo timbro Lego. Adesso partirà la caccia a tutti i Lego store del mondo. Era da un po' che volevo farlo. Chiudiamo la giornata, nonché la settimana, con la serata hamburger. A questo giro ho cambiato la ricetta. Sempre hamburger vegano, con sopra abbiamo le patatine fritte, ketchup, e sotto ho sbriciolato le palline al formaggio con del hummus. Sono tutti ingredienti messi a caso, lo so benissimo. E provando cose nuove che si scoprono. Nel senso, non è un granché. No, davvero? È pastosissimo. Si sente tanto l'hummus. Non lo so, è strano. Fine settimana, ciao.